Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Benvenuti, nuova puntata. Vi portiamo dove oggi? A Garbagnate, alla Tex Mantova, un immenso stabilimento abbandonato da una vita e anche facilmente accessibile, come vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi. Hermes, com'è sto posto? Allora, questo posto è un'ambientazione molto post-apocalittica, perché la natura ha fatto il suo corso completamente negli anni e l'immondizia a quintali non manca sicuramente. E tante altre cose che adesso, esatto, vi facciamo vedere. Seguiteci, con Paolo Rusconi andiamo. Qui qualcuno si è divertito, oltre che a lasciare i rifiuti, a fare questa scritta che dice: siringa più cinghia più scimmia che ringhio, o stai punito in punta di piedi o coi pungiglioni. Una roba fuori di testa. Siamo vicini alla stazione FS di Garbagnate Milanese, è incredibile, un altro posto dell'abbandono, anzi in realtà poi non è più neanche un posto dell'abbandono, è una discarica, qualcuno ci vive, qualcuno ci mangia, sono quei posti, i non luoghi, come diceva qualcuno, dove però la gente vive e abita. Questa struttura è molto alta, la si vede anche dai pressi, ma il posto che ci interessa vedere a noi oggi è il posto, diciamo, un po' più pericoloso, quello più nascosto, cioè quello sotterraneo, dove si scende da quella scala. Adesso ci attrezziamo e scendiamo. Guardate cos'era, abbiamo trovato, c'è un appartamento qui, con dentro di tutto. Ecco, quando diciamo la disperazione, la miseria, guardate, queste sono tutte bottiglie di urina, queste qua a fianco. Questo è un magazzino, anzi no, scusate, l'ex bagno delle donne. C'è qualcuno che dorme, quindi Paolo, fai solo una visione veloce veloce. Una visione veloce veloce. Thank you.
guardate, altra roba da mangiare e da bere. Insomma, che dire, qui il posto è immenso, adesso lo gireremo un po'. Usciamo da questa parte qua. Luogo lungo, monitoraggio lungo. Qui troviamo un box sfondato. Come potete notare, come si evince, sono stati rubati i cavi di rame, è stata lasciata qui la guaina. E anche qui troviamo un sacco di bottiglie di urina. Questa è tutta urina, quindi vuol dire che sono tantini qua dentro. Troviamo anche i budini qui. Niente, questo qua è una delle tante stanzone della struttura. Qua sono cartoni, documenti, cartacee varie che da un momento all'altro potrebbe prendere fuoco e nascere un incendio abbastanza importante, e siamo solo all'inizio. Qua è sacchi di materiale che è meglio non sapere cos'è, e altri bidoni con liquidi strani e niente, chi più ne ha più ne metta. Ok, qui ci sono i bagni, guardate. Vici donna, c'è anche il cartello qua. E qui prosegue. Ed ecco dove abbiamo trovato le bottiglie. Altre bottiglie, queste sono pulite. Sono per scambiare quelle con l'urina che abbiamo trovato prima.
stagione. Spazi, come vedete, sempre immensi, ma schifosissimi, pieni di porcheria, di urina, feci. E anche qui, proprio in mezzo al capannone, come abbiamo visto lì davanti all'ingresso, una sedia di chi vive qui, di chi qui aspetta dei clienti per vendergli qualcosa. Chissà che cosa. Proviamo a immaginarlo. Siamo vicino alla stazione di Garbagnate, vi ricordo. Proseguiamo ancora. Qui dentro c'è qualunque tipo di materiale, vedrete anche dalle immagini della cam centrale e della bodycam che addirittura ci sono dei fusti con delle sostanze tossiche, sacche di immondizia dappertutto, però qui dentro ci viene gente, ci vive gente come vi abbiamo fatto vedere. Guardate anche qua, un seggiolino e come abbiamo visto l'altra volta a Bucinasco, un altro bidone di metallo per scaldarsi. Scusate, ma qui l'aria è irrespirabile. Che troviamo una confezione di qualche gioiello, deodoranti, beni di prima necessità e un cestino per mantenere una parvenza di ordine che alla fine qua dentro non esiste. Ho appena ritrovato questo, Hermes, stavo pensando che potremmo chiamare questo lo stabilimento United Color. Infatti ci sono diverse situazioni qui, di gente che cerca di tenere pulito, infatti abbiamo visto gioielli, deodoranti, profumi, scope per pulire un attimino quel che si può pulire, e poi ci abbiamo della gente che usufruisce di questo posto per attività, quella delle sedie, chiamiamo, che sicuramente nasconde qualcosa, o è spaccio o qualcosa del genere. Vabbè, il quadretto lo lasciamo qui, non vorremmo che poi sentissero la mancanza. E direi che possiamo andare in un'altra ala, diciamo, perché manca l'aria. Eccoci, siamo all'esterno sul lato opposto. Guardate cosa troviamo qui, acqua e pane. Morbido, vi dico che è morbido. Pane fresco, sì sì. Pane fresco, e tutta una discarica intorno. Bottiglie di birra rotte. Non lo so, qualcuno mi dirà che questo posto è disabitato, ma io andrei a vedere quei posti che gli facciamo vedere nel video, poi vediamo. Prosegue la statistica bottiglie di birra nei luoghi abbandonati, una Ichnusa e una birra Peroni. E continuiamo a avere ragione noi. Certo. La birra più gettonata.